voi non conosce Dwayne Johnson alias The Rock? Beh, questo straordinario personaggio che ormai da diversi anni è l'attore più pagato di Hollywood è stato uno dei lottatori di wrestling più amati ed apprezzati di sempre in WWE. Ma il wrestling non è stato il suo primo amore. Malgrado suo nonno Peter Maivia e suo padre Rocky Johnson fossero degli affermati lottatori dell'epoca, il giovane Dwayne Johnson preferisce il football americano e diventa una delle stelle della formazione universitaria di Miami, gli Hurricanes, che porta alla vittoria del titolo nazionale. È chiaro che il suo obiettivo è sfondare nella NFL, la massima lega professionistica di quello sport, ma per lui anche a causa di qualche infortunio di troppo quelle porte non si aprono. Decide allora di ripiegare in Canada, dove gioca per qualche tempo per la squadra di Calgary, ma anche in quell'occasione si infortuna e viene tagliato. Dwayne Johnson si ritrova letteralmente con il sedere per terra, senza un dollaro in tasca. Anzi no, in realtà di dollari in tasca ne ha 7, solo 7, ma questi 7 dollari diventeranno il suo portafortuna. Poco dopo essere stato licenziato, infatti, riceve la chiamata da Jim Ross, che era il capo telecronista WWE all'epoca, e siamo nel 1995, però era anche il talent scout della federazione. Ben presto Dwayne Johnson diventa un lottatore WWE sotto il nome di Rocky Maivia, omaggiando sia il padre che il nonno. Il resto è storia. Ah, qualche anno fa The Rock ha aperto la sua casa di produzione cinematografica e sapete come l'ha chiamata? 7 Bucks Production, proprio in ricordo di quei soli 7 dollari che quella volta si trovò in tasca.